iniziativa di AICA per gli istituti comprensivi che stiamo lanciando, per lasciare poi il grosso del pomeriggio alla presentazione delle esperienze concrete. Dicevo, quello su cui mi concentro è la proposta sugli istituti comprensivi, quindi su quelle che sono la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. In questa è una fotografia familiare, la maestra che vedete sulla destra è la nonna Maria, le altre non le conosco, sono le due studentesse. Come vedete, siamo nell'anno scolastico 1925-26. E perché l'ho messa? L'ho messa per evidenziare un aspetto. Mia nonna Maria, rispetto ai suoi studenti, aveva sicuramente la padronanza di quelli che erano i contenuti che voleva trasmettere, le competenze che voleva far acquisire. Non le si chiamava in questo modo, si chiamavano il saper leggere, scrivere, far di conto, cioè delle competenze, ma aveva anche una completa padronanza degli strumenti tecnologici che si utilizzavano nella comunicazione in classe, nello studio e quant'altro. E uno dei suoi compiti era insegnare ai suoi allievi a utilizzare queste tecnologie. Io che sono andato a fare la prima elementare una trentina d'anni dopo il 1925-28 per la precisione, mi ricordo che i primi mesi di scuola li ho passati a imparare a tenere in mano la matita, a usare il quaderno senza fare pieghe e poi, molto più difficile, a usare la penna col pennino, l'inchiostro e così via. E la mia maestra e prima mia nonna Maria avevano dovuto trasmettere l'uso di queste tecnologie ai loro studenti, e comunque loro le padroneggiavano sicuramente in modo appieno rispetto ai loro studenti. Anche oggetti come, per dire, la radio, non sono sicuro che li avessero tutti a casa quei bambini, ma se c'erano, erano oggetti a cui i bambini si potevano avvicinare poco, e quindi mia nonna li padroneggiava meglio di loro. Apro una parentesi per dire che quando sono andati a scuola i miei figli alla fine degli anni, a scuola elementare alla fine degli anni 80, inizio anni 90, la tecnologia dei libri, dei quaderni, del pennarello, della matita e quant'altro non gliel'hanno dovuta insegnare, perché ormai la possedevano, avevano già fatto, riempito migliaia di foglie alla scuola materna o in casa, così. Ma oggi gli insegnanti, i maestri eccetera si trovano in un contesto particolare e curioso, perché gli allievi che si trovano davanti sono sempre di più quelli che si chiamano i nativi digitali, nati con l'abitudine a toccare degli schermi prima ancora che una tastiera, assolutamente confidenti, abituali con questi strumenti, mentre gli insegnanti, i migranti digitali, magari stanno imparando a usare questi strumenti, ma come vedete dall'espressione sono un attimo meno confidenti. E quindi ci troviamo in questo contesto, che forse è la prima volta che capita, in cui i contenuti, le conoscenze da trasmettere, le abilità da far acquisire, le competenze da sviluppare, gli insegnanti le hanno ben chiare, ma sugli strumenti da utilizzare per far questo, alle volte sembra che la confidenza degli allievi sia molto superiore. Allora, io vorrei intanto smitizzare un aspetto. Dire nativi digitali non vuol dire che non ci sia un lavoro formativo da fare su questo.
le bambine della nonna Maria erano native della lingua italiana. Non ne sono sicurissimo, forse venivano dalle valli del Piemontese, erano più nativi del dialetto, ma voglio dire, noi siamo abituati a insegnare con studenti che sono nativi dell'italiano. Negli ultimi anni sono molto più presenti quelli che non lo sono nativi, ma il fatto che siano nativi dell'italiano non significa che non gli dobbiamo insegnare l'italiano, non significa che non dobbiamo insegnargli a utilizzarlo, a capirlo, a comprendere i verbi, le preposizioni, i tempi verbali, la comprensione del significato delle parole, il lessico, la competenza linguistica e così via. Quindi dire che sono confidenti con questi strumenti non significa dire che viene meno il nostro ruolo di insegnare ad usare bene questi strumenti, sia da un punto di vista tecnico, sia soprattutto da un punto di vista culturale, di affrontare i problemi che sono connessi, per esempio grossissimo quello della sicurezza. Ma abbiamo questo problema di insegnargli questo, lavorare su questo, usarlo come strumento normale insieme alla carta, alla penna, ai quaderni e così via, partendo da alcune difficoltà non abitudini che abbiamo. Allora, questa era un'introduzione forse un po' troppo lunga per arrivare in modo molto sintetico a dire che la proposta di AECA si basa fondamentalmente su una lettura di due documenti ministeriali. Uno è il syllabus di elementi di informatica per la scuola dell'obbligo, documento emesso nel 2010. L'altro sono le indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia del primo ciclo di istruzione emesso nel 2012. Il primo di questi due documenti, il syllabus, è probabilmente molti di voi, gli insegnanti, lo conoscono, è strutturato fondamentalmente in due colonne, partendo dalla prima elementare, arrivando alla terza media e anzi ai due anni della superiore, perché si riferisce all'obbligo scolastico, è strutturato su due colonne. Una colonna sono gli strumenti e le applicazioni dell'informatica che sono essenziali per una cittadinanza responsabile di una società dell'informazione, e questo corrisponde fondamentalmente alla capacità d'uso degli applicativi, alle CDR se volete. L'altra colonna sono gli elementi di informatica definiti come la scienza e metodologia che fonda e dà un supporto linguistico al problem solving, quindi non semplicemente la capacità d'uso dello strumento, ma anche quel modo di ragionare che l'informatica ha e che può essere utilizzato anche in altri. Nelle indicazioni nazionali del documento del 2012 ancora si parla sia, non ve lo sto a leggere tutto, dei nuovi strumenti e nuovi linguaggi della multimedialità, forse fondamentalmente dell'aspetto di saper usare lo strumento, saper usare gli applicativi, saper usare gli strumenti web che si utilizzano, e dell'introduzione a linguaggi di programmazione, ma soprattutto a metodologie di ragionamento, quello che si usa a chiamare il computational thinking, il pensiero metacognitivo e così. Allora, la nostra proposta per quanto riguarda gli studenti è articolata su queste due colonne, strumenti e elementi di informatica. Per quanto riguarda la colonna strumenti, la parte più applicativa di saper usare la nostra proposta, la Welcome CDL, che parte da una lunga sperimentazione che c'è stata dall'associazione Pinamonti, dagli insegnanti delle scuole della zona, che ci ha fornito molti elementi, e questa Welcome CDL può essere iniziata nella scuola elementare. Lo strumento che permette di arrivare poi a acquisire effettivamente la certificazione ECDL, che può essere acquisita poi nel corso della media o anche
alla fine del percorso formativo WELCOME nella stessa scuola elementare. Parallelamente, ma dico parallelamente più per aspetti grafici, perché poi le cose, secondo noi, nelle scuole devono essere portate avanti congiuntamente e senza particolare distinzione per gli studenti, stiamo sviluppando una proposta WELCOME Logic più corrispondente a quell'aspetto elementi di informatica. Queste sono le proposte per quanto riguarda gli studenti. Chiudo invece dicendo qual è la proposta che ha da offrire nei confronti dei docenti. Allora, io ho evidenziato i tre spicchi, per il momento ve ne parlo di due, che sono quelli che corrispondono all'attività con gli studenti per la WELCOME CDL e per la WELCOME Logic. Per insegnare agli studenti a utilizzare gli strumenti e per insegnare elementi di base di informatica, ma c'è un terzo spicchio, c'è l'elemento che dicevo inizialmente: questi strumenti che gli studenti sono abituati a usare, che hanno una grande capacità di sviluppo dello studio, della conoscenza, della ricerca, di avere strumenti di lavoro e così via, sono strumenti che si devono cominciare a usare nella didattica quotidiana. E allora per un terzo filone di nostra proposta per gli insegnanti è relativo all'uso nella didattica normale di questi strumenti. Queste le proposte per questi tre settori sono, per un verso, l'acquisire seguire un percorso ECDL, acquisire la certificazione ECDL per essere in grado di poi trasmettere e far lavorare su quello degli studenti, un percorso formativo logic, una certificazione logic per poter lavorare sugli studenti sull'informatica metacognitiva, sul computational thinking, e un corso di formazione per gli insegnanti con certificazione finale che si chiama PADI, patente docente digitale. Questa è quindi una proposta articolata che ha aspetti diversi rispetto alle quali le scuole possono scegliere su cosa lavorare o su cosa partire, ma che per la nostra idea dovrebbero in qualche modo essere perseguite tutte e tre. Grazie per l'attenzione.